video anteprima su Siring. Devo ringraziare davvero tanto i ragazzi di Game Romancer che in maniera del tutto inconsapevole mi hanno ispirato a fare questo video, perché ho sentito il loro podcast, ne hanno parlato e da lì mi è venuta la curiosità di provarlo. E si tratta veramente di un'esperienza in pixel art molto molto carina, tra l'altro fatta da un gruppo piccolissimo di sviluppatori italiani che si sono ritrovati dopo tanto tempo, erano assidui frequentatori di un forum, e hanno detto: sai che, si fa un gioco, boom, e hanno fatto un gioco che uscirà a breve. Intanto c'è la demo, questa appunto è tratto dalla demo del gioco stesso, il gioco sarà sia in italiano che in inglese ovviamente, perché il gioco è fatto da italiani, un gioco con la visuale dall'alto che ricorda i vecchi Zelda, nel quale dovremo risolvere dei puzzle ambientali in una trama molto carina e anche molto ironica. Quindi prima di andare a vedere insieme, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e mettere like, commentare e condividere. Adesso andiamo a vedere. Allora, direi che ci possiamo muovere liberamente, chiaramente, con la interagiamo. Yo! Vieni dal mare? Fighissimo! Non ho mai parlato con una creatura marina. Mi piace chiacchierare, la gente qui ha tantissime cose da raccontare. Me lo leggi in faccia! Punto esclamativo. Quando hanno qualcosa di nuovo da dirti. Hai qualcosa di nuovo da dirmi? Vedo che ti piace interagire con me, ne sono felice. Avrei capito che fremevo dalla voglia di parlare ancora. Sei la mia prima amica, sai? Non vedo l'ora di chiacchierare di nuovo. Hai qualcosa di nuovo da dire? Basta! Hai sempre qualcosa di nuovo da dire. Lui si fa i cazzi suoi, non ha nulla da dire. Anche lui. Ehi, un turista, che bello! C'è poco da gioire in realtà, il deserto è pericoloso, sai? Soprattutto per Saladino, il re dei predoni. Lui verrà a farti... Lui vorrà farti fuori. Non è cattivo, sai? È solo un po' prepotente. Dice che ucciderà chiunque vorrà oltrepassare il deserto senza permesso. Però è uno a posto, dai. Ok. Non sappiamo cosa stiamo facendo fondamentalmente. Ti piacciono i miei disegni sulla sabbia? È la mia arte. Che sono i tuoi disegni sulla sabbia? Io sono dei tappeti, non sono disegni. Mi chiamo surrealismo, è normale non capirlo. Ma dove sono i disegni sulla sabbia? Vabbè. Che significa la mia arte? Difficile spiegarlo. Ma scommetto che c'è una parte di te che ha capito. Succede sempre. E no, non realizzo la mia arte con il piede sulla mia testa. Perché se lo chiedono tutti, boh. Non so perché se lo chiedono tutti, però noi andiamo giù. Oh, bimba mia, finalmente rispondi alle chiamate. È un piacere vederti, mi ero preoccupato talmente tanto. Non dirmi che sei svenuta quando sei emersa. Non è un comportamento da principessa. In ogni caso, la tua avventura comincia adesso, ma puoi sempre contare su di me. E dico sul serio, quando hai bisogno di aiuto, chiamami. Proverò a darti qualche consiglio. Ti basta premere Y e mi contatterai con questo specchio magico. Provalo pure quando vuoi, ti sarò sempre d'aiuto. Ricorda, premi Y. Va bene. Premuto Y. Mi ha chiamato, questo vuol dire che sei già in difficoltà. Oppure volevi solo testare la funzione della chiamata. Sono contento che tu sappia usare il ditino e premere Y. Brava così. Bene. Potete giocare sia con l'analogico che col digitale, ve lo dico, almeno siete bimbi felici. Il vostro paddettino, chiaramente anche con mouse e tastiera, ma si consiglia un... pad, se poi è viola ed è tarocco dell'Xbox, non cambia molto. E così sei tu la ragazza che vuole attraversare il deserto. Sì, le voci corrono, veloci come il vento. Che imprudente, che impunente, non ho letto. In tanti hanno provato a raggiungere la mia città fallendo miseramente. Questo perché il deserto è sotto il mio controllo. Chiunque provi ad attraversarlo muore immediatamente trafitto dalle mie frecce. Frecce di sabbia, create da un'antichissima magia. Che ti uccideranno. Esatto, preparati perché quando scoccherò le frecce dal mio arco io... ti ho dimenticato l'arco. L'ho lasciato a casa. Sai che ti dico? Puoi andare. Non fa niente, non ti uccido più. Sei viva, amica mia, il grande Saladino ti risparmierà. Torna pure a scorrazzare nel deserto come un pesce fuor d'acqua. A me non importa più. Vabbè, solo perché si è dimenticato l'arco, dai. La fa più da male, Saladino. Che importa se non ho un arco magico? Ho mille altri modi per ucciderti. D'altronde, che re dei banditi sarei senza alcun esercito? Ho ben 7 servitori che si ripetono a caso per tutto il deserto. Ma a me ne basterà solo uno per farti fuori. Devi sapere che sono invulnerabili, non puoi fargli del male. Puoi solo scappare. Ma non scappare, fatti uccidere, mi raccomando. Orbene, il tempo è giunto. Addio ragazzina.
Oh, madonna, questi sparano. Oh. Ma mi ammazzano da ovunque, io mi rifugio. Non essere triste. Qualcuno mangerà il tuo corpo e vivrà più a lungo. A meno che non ti rialzi. Rialzi. Sono rialzata. Sono rialzata. La Saladino. Dove sono? No, sono tornato nel posto di prima. Devo andare da Saladino. Saladino, mi fai una pippa. Sono di nuovo viva. Ah. Vediamo ora cosa dici. Non fai più lo sganassa, Non fai più lo sganassa, Posso piangere? È lo scudo delle lacrime. Ehi, aspetta, dove vai? Dovresti restare qui a farti ammazzare. Oh, cazzo, sai. Entro ma qui dentro. Che bestia. Le candele servivano a fare luce, ma hanno sempre avuto anche una funzione magica. Per esempio, le candele della fiamma blu sono molto importanti. Bene. Piacere per te e per la tua esistenza. Ma è possibile sapere il proprio compleanno se non cala mai la notte? Domande esistenziali non da poco, in effetti. Non sono domande da poco. Posso rompere. Posso far intristire la gente? Ho questo potere enorme? Che bello. Guarda, faccio intristire. Oh, si intristiscono davvero. Ehi, sei riuscito a superare il Crab Slinger. Fenomenale. Beh, buona fortuna a proseguire adesso. È crollato un pezzo di strada e adesso è impossibile andare oltre, a meno che tu non sappia volare. Papà, so volare? Oh, c'è un bel burrone qui. Ora si fa a proseguire. Di certo non puoi saltare, lo sanno tutti che non sai saltare. Ma come? Io no. Quindi come si fa? Scusa, intanto sto sgranocchiando uno spuntino. Ma come? Io ho bisogno di una mano. Si muore andando di sotto? Non si muore andando di sotto. Ma non si può andare da nessuna parte così. Ah, guarda come si fa. Ancora Saladino? Ragazzina, sei stata brava la prima, lo ammetto. Schivare così abilmente i proiettili del mio sottoposto non l'ho visto da nessuna parte prima d'ora. Principalmente perché nessuno ha mai provato ad affrontare il deserto. Quindi ci siamo sempre e solo esercitati contro i bidoni. Ma quei bidoni sono tutti morti! Adesso la prova sarà ancora più difficile, dubito che ci vedremo ancora. Buona morte, ragazzina, ci si vede tra le stelle. A proposito, ma che non rispondi mai? Mi sembra di parlare col muro. Dico che vorrei sentire le barzellette, però mi dà un po' di fastidio. Noi parliamo così. Cosa? Noi parliamo così, che buono a noi. Gente fattona. Ci interessa di fattona. Aia. Aia. Ok. Mo. Dove vado? Vado giù. Saladino, sono ancora vivo. Sei ancora viva, vedo. Non importa, me lo aspettavo. I proiettili di sabbia non sono stati un'idea intelligente. Non è vero, mi hanno fatto molto dei danni. Per questo ho preparato dei proiettili nuovi. Proiettili più forti, più resistenti, talmente distruttivi che potrebbero attraversare 10 cascate. E soprattutto sono di purissima ossidiana. Scuri come la notte eterna. Potrai prepararti da quei proiettili. E so che non hai 11 cascate a disposizione, solo un anello d'acqua. Ho già vinto. Non so più legge. Ah, addio. Ah, un anello d'acqua, non ero io che piangevo. Ecco perché siamo a Siring, ok? Va bene. Oh, hai visto quella panchina? Come no, figlia mia, ma quanto sei distratta? C'è una panchina con una grossa colonna e una perla. Impossibile che tu non l'abbia vista. Se non l'hai vista, mi arrabbio. Comunque, è un set point. Perché non lo usi? È importante salvare la partita ogni tanto. L'avevi già vista? Ops, forse ti sto un po' tartassando. Scusa se non sono insistente, è che è l'inizio della tua avventura. Voglio assicurarmi che tu sopravviva. Giuro che poi la smetto, giurendo. Una volta imparate le basi, potrai gestirti l'esplorazione in piena sicurezza. Eccola qua. Mi rifulli la vita? Grande che mi rifulli la vita, che sì che sono uomo. Cioè, un altare, o quello che è. Sei tu che stai cercando di attraversare il deserto? Disgraziata! Voglio tornare a casa e visitare i miei nipotini, ma qui
ma quei cosi mi colpiscono, è tutta colpa tua. Io abito qui, ho diritto di camminare dove voglio. Ok. Cazzo le legnate. Scusate il cazzo, ve lo dico cazzo, volevo dire. Qua si va, no? Non riesco a parargli, no? Perché sono di Ossiniano, ok, l'ha anche detto. Effettivamente l'aveva detto. Aia. Non ce la faccio. Cosa dovrei fare? Ma mi fanno il culo questi. Ma i maledetti ignobili sono ancora qui, a sparare con i loro fucili a forma di vaso. Dando a ciò che ha detto quel losco felino, questa volta il siringhe non servirà a nulla. Però hai notato che ci sono le altre colonne di sabbia? Sono proprio fatte di sabbia. Sbaglio, avevi già interagito con la sabbia prima. Ah, la posso indurire? Ah, scusa, se te lo chiedo, la memoria è un po' corta. È vero, è vero, è vero. Le indurisco e che cambia? Riesco a capire cosa devo fare. Torno su. Sì, l'ho bagnata, l'ho capito. Ho capito, si fermano. Ok. Che macello. Danno così a Muzzo. Scusate, eh. Mamma mia, pelo con uno di vita sono riuscito. Paladino, hai rotto, eh. Buongiorno bella signorina, io sono Paladino, come va? Sì, sì, so che sembro Saladino, ma ti assicuro che non ho intenti omicidi nei tuoi confronti. Né tantomeno cercherò di tradirti. Non è vero, vorrà ammazzare sicuro. Oh, li salviamo, meno male. Aia, aia, dovevo mettermi dietro la lumaca magica, lo sapevo io. Ah, riproviamo, riproviamo. Forse era meglio se non la bagnavo. Ok, ok, devo girargli intorno, dai, dai. Fattibile, fattibile. No, no, no. Troppo, troppo, troppo. L'ho fatta. Non save point, need on save point, datemi un save point subito, non voglio morire. Ciao, ci tengo a farti sapere che il mio nome è signorino Resettino. Ciao, il mio nome è signorino Resettino. Bene, però che me l'hai fatto presente. Ah, ho capito, siamo signorino Resettino, c'è un motivo, ok, bisognava farmelo sapere. Vai, resetta, vai. Sì, tutto come prima, vai. Uff. Vai, resetta, resetta, shazammamelo.
Vai. Giro intorno. Non so perché lo sto facendo, ma lo sto facendo comunque. Oh madonna, che roba è? 4 8 2 3 Le zampe? No. Sì, sono preso. Grande. Rovine pericolanti, interessanti ma pericolanti. Ehi, una straniera, tutto bene con Saladino? Ti sta dando grane? Sei una brava ragazza, sono sicuro che riuscirai a sopravvivere. Me l'auguro. Qui si schiatta facile. Dove devo andare? C'ho 6 point. Non l'ho cagato. No, lui è triste. Quando ero piccolo mi divertivo tantissimo a usare queste sabbie come scivoli. Certo, è meno divertente se ti rendi conto che una volta salito su queste sabbie non puoi più tornare indietro. Bene, quindi dovrò. Dove devo arrivare? Ok. No! Merda! Arg! No, sono ritornato su. Meglio usare la leva analogica qui, ve lo dico. Che se il pad per qualche motivo vi odia, finite male. Io qui come faccio a sapere se devo andare a sinistra o a destra? Perché mi rinfilo in un giro infinito. Altro giro, altra corsa. Arg. Ok, quello l'abbiamo messo. Giù. Ok, fine della corsa, meno male, direi. Oh Cristo, 6 no, dov'è Ciccio Resettino? Sì, ma io volevo resettare. Intanto mettiamo la sbagliata in modo si resetta. Allora 6 0 8 1 no, non va bene. 6 sono 6 o sono 4 perché sono ali 2. Sono 8 e queste sono comunque 2. È più tipo 4 1 8 2 non può essere 4 0 8 1 maledizione, quante ne ha la bestia immonda? 0 1 8 2 Arg. Immagini trovarti dall'altro lato del cancello? Anche se ogni indizio si trova esattamente sia davanti che dietro, solo noi possiamo risolvere l'enigma. Quei luridi perdenti non potrebbero salire nemmeno se volessero. Qui non c'è alcuna tastiera. Ok.
Forse il 9 e il 6 sono invertiti? Può essere? No? Sono in ordine, quindi direi di no. Andiamo a farla alla rovescia, la partiamo da 1. 8. 0. 6. Ah. La vista alla rovescia. Un tempo era tutto buio, le uniche luci del deserto erano dei piccoli falò. Ora, grazie al re del fuoco, c'è un sole perenne che non tramonta mai. Sono tutti felici di questo, tranne io. Non è vero, c'era un altro che sapeva andare il suo compleanno. Io sono la creatura delle tenebre, quindi soffro la luce. Mi dispiace, Ciccia, sono problemi grossi. Sempre leve analogiche, mi raccomando. E dove? Che ne so dove andare. Oh, bastardissimo, sono tornato indietro. Oh, e ancora altri enigmi, ancora altri enigmi. Era solo per presentarvelo il gioco. Questo Searing sembra veramente interessante, oltre ad essere una produzione nostrana. Quindi, se vi è piaciuto, invito a mettere un like, commentare e condividere. Noi ci vediamo al prossimo video. Magari anche iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Fatemi fare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!